Padre Cencini, tutela dei minori, un tema di grande attualità ma anche di grande delicatezza. Il problema degli abusi, degli scandali sessuali, non riguarda solo gli attori di questi gesti, atti trasgressivi, chiaramente anzitutto loro, ma coinvolge tutta la Chiesa e chiede appunto a tutti noi di essere presenti nell'ambito pastorale, nelle sue varie sfaccettature, dalla scuola all'ambiente educativo, all'oratorio, alla stessa azione liturgica, con un profondo rispetto per la persona umana e il suo mistero. Gli insegnanti di religione possono essere un momento di tradunion tra la scuola, la famiglia, giocando un ruolo che è particolare, che gli è proprio. Il messaggio fondamentale è quello della consapevolezza della loro responsabilità in quanto proprio educatori e educatori nella fede. E dunque educatori come può esserlo e come è chiamato ad esserlo un credente in Cristo. E dunque questo vuol dire l'attenzione, perché molte volte la scuola diventa l'ambito nel quale il ragazzo è più disponibile ad aprirsi, soprattutto se trova evidentemente la sponda nell'educatore accogliente, e dunque l'ambito nel quale magari può venire fuori una storia che è tenuta nascosta a tutti e che non ha il coraggio di manifestare. E secondo, più in positivo, la scuola diventa il luogo della educazione ad avere tutti quell'atteggiamento di rispetto nei confronti dell'altro. E dunque in questo senso l'educatore ha una grossa responsabilità, trasmettendo in tutto quello che fa e che dice un'attenzione quale solo il credente in Cristo può avere. Dare dei consigli è sempre difficile, ma una raccomandazione si può fare agli insegnanti? Ma la raccomandazione è quella di essere attenti anzitutto a se stessi, perché noi siamo tutti persone a rischio di abusi. Non piace dirlo, qualcuno se ne sente totalmente al di fuori di questa eventualità così scabrosa, ma di fatto soprattutto chi lavora nelle relazioni di aiuto è a rischio di abusi attivi e passivi. Avere questa consapevolezza è un ottimo antidoto.